e ben ritrovati con l'appuntamento sul girone emozione. Come sempre con me ci sono due ospiti d'eccezione. Per la prima volta due calciatori. Alla mia destra Andrea Ricciardelli, difensore dell'Osa Garbagnate. Ciao Andrea. Buonasera. E invece alla mia sinistra Nicolas Macretti, centrocampista dell'Universal Solaro. Ciao Nicolas. Ciao, ciao a tutti. Allora, partiamo subito da quello che è successo ieri. Osa Garbagnate che ha pareggiato 2-2 a Morazzone e Universal Solaro che ha espugnato il campo del Cairate con un rigore nei minuti finali. Parto da te, Andrea. So tutto sulla tua partita perché ieri ero a Morazzone, però chiaramente non tutti erano a Morazzone come me e te. Racconta com'è andata in breve. In breve, direi che siamo partiti abbastanza bene e di fatto dopo, mi sai dire tu, 12 minuti più 12 o meno. minuti c'è stato il primo gol, un'azione ritengo bella anche Molto bella. perché il mister ci ha detto giocate palla a terra, il campo lo permetteva e siamo riusciti ad andare via. E niente, per il resto direi che il primo tempo poi è cambiata la situazione, nel senso che sono saliti un po' loro e purtroppo abbiamo preso gol, il gol del pareggio sull'angolo, cosa che ci è già capitata tre volte per distrazione, disattenzione. Tra l'altro tenevo io il 5, Se posso non era facile perché Mazzotta è un gran colpitore di testa e sui corner è sì, veramente temibile. diciamo che mi dava 20 kg, è riuscito un po' a spostarmi con lui, ma alla fine l'ha presa lui. Forse c'è stato un errore di marcatura lì, non so se. E sì, in teoria poi rientrando in spogliatoio abbiamo parlato e effettivamente quando siamo riscesi in campo c'è stato un cambio di marcature. Abbiamo Sì. messo il capitano Gulli e mi sono spostato sull'11 che era. Sì, Gulli che tra l'altro ben piazzato, non ricordo, forse avete Sì. fatto proprio un errore di Di valutazione. valutazione, sì, nell'attimo del calcio d'angolo. Sì. E vabbè, poi il secondo gol, il secondo tempo abbiamo preso un gol brutto, diciamo, nel senso che eravamo scesi in campo, ritengo bene, abbiamo preso dopo quanto? Ma guarda, avete rischiato di segnare subito un paio di occasioni inizio secondo tempo. Sì, Poi avete avuto il solito calo, cioè avete fatto un ottimo approccio sia nel primo tempo che nel secondo, poi però vi siete, tra virgolette, sgonfiati, vi siete abbassati ed è arrivato questo esatto, poi secondo gol. abbiamo il brutto vizio di buttare via spesso delle occasioni, ce ne sono state di Sì, liquide. assolutamente. E niente, abbiamo preso questo secondo gol, poi io sono uscito, mi ha cambiato al 75esimo, mi Sì. pare, e di nuovo Mignosi è riuscito a pareggiare il pallo, mi sembra a termine, sulla destra, calciato in mezzo, tiro cross, Sì, tiro è cross sul rimasta lì. palo e è arrivata giusta giusta dai Dopo piedi un di minuto. Mignosi. Mignosi che tra l'altro ha segnato quasi tutti i vostri gol, è un fattore vero e proprio. Esatto, sì. Se invece, se Mignosi da voi è un fattore notevole, anche da voi De Giovanni però non scherza, 6 gol ne ha fatti 4 lui, anche ieri su rigore all'88esimo se non sbaglio. Sì. Raccontami della partita di Cairate, Nicolas. Allora, la partita di ieri, paradossalmente, tra le ultime 4 vittorie, forse è stata quella che abbiamo meritato meno di vincere. Forse ci stava di più uno 0-0. Anche io pensavo che ormai la partita andasse verso quel risultato. Primo, è stato il campo abbastanza pesante, quindi è una partita brutta, brutta da vedere. Primo tempo si è concluso sullo 0-0, ma col Cairate che ha sbagliato occasioni nitide anche davanti alla porta con il 9, il 10 ed esterno destro alto. Mentre il secondo tempo negli spogliatoi ci siamo fatti un esame di coscienza, abbiamo visto che non andava, eravamo spenti anche noi rispetto alle ultime 3 partite dove abbiamo vinto con merito e siamo entrati più decisi anche grazie a Costa che è entrato esterno alto sinistra, ci ha dato un po' più di incisività davanti e abbiamo creato qualcosa in più. Abbiamo subito ripartenze appunto sbilanciandoci. E alla fine su un'invenzione di Drago che si è fatto atterrare in area, rigore netto, e ancora De Giovanni ci regala 3 punti importantissimi. Tra l'altro, dicevamo prima nel fuori onda, dicevo con Andrea Nicolas, che l'Universal affronta sempre la squadra che nel turno precedente ha affrontato l'Osl.
Potremmo confrontarci. Potreste confrontarvi. Che cosa, che consigli puoi dare a Nicolas sul Morazzone? Io ritengo che non sia una squadra che ha un giocatore che spicca. Sì. Cioè, un buon gruppo, alla fine sono effettivamente rimasti in partita per tutti i 90 minuti. E altro da dire, non giocano palla terra. Cioè, sono una squadra molto fisica, insomma. Sì, sono proprio cambi di gioco, mirano a metter giù palla, sponde e si ripropongono. Ma ascolta Andrea, ma cosa non è andato dopo il vostro primo gol, dopo quel buon quarto d'ora di inizio secondo tempo? Perché vi siete spinti? Questa è una bella domanda. Nel senso che... Cosa vi ha detto il mister alla fine della partita? Diciamo che lui ci carica a dovere prima di entrare, quindi no, probabilmente... Si vede che è uno che non sta mai zitto, segue sempre la partita... sempre totalmente la partita, insomma, sta sempre vicino. Di fatto noi siamo sempre entrati con un approccio positivo. Poi non so da cosa è dovuto, non ritengo sia dovuto da calo fisico, perché difficilmente, soprattutto nel primo tempo è difficile, perché fisicamente siamo preparati, ritengo, sì, sì, bene, abbiamo più preparatori che ci seguono. Quindi non saprei dire, forse è un fattore mentale, ci sconnettiamo dopo i primi 20 minuti della partita. È sbagliato. Non so in che modo potrebbe correggere una cosa così il mister. Sì. Invece voi, Nicolas, siete un caso da studiare. Sì. 4 sconfitte e 4 vittorie. Tra l'altro 12 punti e 6 gol segnati, peggior attacco. Cioè, non so se è un record, ma poco ci manca. Allora, dopo le prime 4 sconfitte, dove abbiamo subito una quantità di gol che magari una squadra di vertice subisce in un campionato intero, io ritengo che il cambio di passo è dovuto a un miglioramento della condizione atletica, che a inizio campionato era pessima, anche perché come me, che siamo arrivati a 2 giorni prima che finisse il calciomercato, quindi a metà settembre, anche altri neoacquisti che non arrivavano senza una preparazione, gli altri il primo mese andavano il doppio di noi, quindi questo ha provocato un disastro nelle prime 4 partite. Dopodiché ci siamo messi in testa che non dovevamo subire gol, senza vergogna stavamo lì, perché alla fine, andando sotto ogni partita a fine primo tempo sempre sul 2-0 in svantaggio, al secondo tempo, al primo gol subito, andavamo giù. E allora, prima partita contro il Tradate, finisce il primo tempo finalmente 0-0, e stando meglio fisicamente, consapevoli delle nostre forze, abbiamo rotto il ghiaccio, portato a casa la prima vittoria, e da lì mentalmente, moralmente è stata una botta di vita importantissima, e finora sta dando i frutti perché abbiamo sempre vinto. Tra l'altro, Nicolas, tu sei arrivato proprio nel momento di svolta, perché tu sei arrivato dopo le prime 3 partite, dicevamo prima, in cui ci avete subito una caterva di gol, solo sconfitte, poi un'altra sconfitta e poi il cambio di tendenza. A livello di spirito di squadra, cosa hai notato? Che differenze ci sono col clima in cui tu sei arrivato a Solaro? Inizialmente il clima c'era amarezza nell'aria, perché era anche umiliante uscire dal campo sempre con 4-5 gol sul gruppone. Però devo dire la verità che ho imparato molto di più in questo mese in uno spogliatoio di uomini veri come quello del Solaro, che è stato capace di svoltare completamente, di azzerare 4 sconfitte di fila con 4 vittorie, piuttosto che in altre squadre dove sono stato in passato. E il gruppo è davvero incredibile, anche grazie al mister che, nonostante 4 sconfitte, credeva sempre che la partita che arrivava era sempre quella giusta per dare la svolta, finalmente è arrivata e ci siamo ripresi benissimo. Nicolas, ti interrompo, facciamo 2 minuti di pausa e torniamo subito. State qua, mi raccomando, tra poco. Radio Beppi Sport,
tutti i colori dei campioni. Tutti i colori dei campioni. Radio Beppi Sport, tutti i colori dei campioni. Tutti i colori dei campioni. Radio Beppi Sport, tutti i colori dei campioni. Rieccoci, ben ritrovati con Beppi Calcio Club Girone A di promozione. Io vi ripresento i miei ospiti. Alla mia destra Andrea Ricciardelli, difensore dell'Osgar Bagnate. Ciao Andrea. Ciao. E alla mia sinistra Nicola Ferretti, centrocampista dell'Universal Solaro. Ciao Nicola. Ciao. Allora Andrea, torno da te. Abbiamo appena parlato con Nicolas di partite passate e adesso ti dico... voi avete fatto i primi due gol in trasferta contro il Mulazzone. Che cosa è funzionato ieri che invece nelle partite passate non è andato? Diciamo che oltre ad essere i due primi gol in trasferta sono anche addirittura paradossalmente i primi due gol su azione. E che cosa si è svoltato? Non saprei, nel senso che abbiamo sempre creato occasioni, sia in trasferta che in casa. E, a parte questo, c'è stato il 4-1 col Bollese, quindi sì. Non sono esattamente i primi due gol su azione. Insomma, non segnavate gol su azione dalla prima giornata. Esatto, sì, c'è stata una pausa. Sì. E, rispetto alle altre giornate abbiamo forse creato ancora di più, e siamo riusciti a segnare finalmente. Alla fine, nelle giornate passate abbiamo avuto anche parecchie mancanze, ci sono tuttora degli infortuni, quindi non lo prendo come giustificazione, però mancava soprattutto al centrocampo, è stato per più tempo via Giorgio Resnati, che è uno dei due titolari. Io ritengo che al centrocampo sia la posizione, diciamo, cardine. Sì, certo. Se manca un giocatore lì diventa difficile. Certo. E... hai concluso le tue considerazioni. Allora io colgo l'occasione per ringraziare per queste bellissime foto Aldo Massarutto di Nero Verde Channel, che ci ha permesso di mandarle in onda. Sono foto di Castellanzese Osl Garbagnate, dove appunto il Garbagnate ha perso 1-0 sbagliando il rigore all'ultimo secondo e stava per uscire un colpo straordinario. Nicolas, straordinario considerando la classifica. Allora Nicolas, guardiamo proprio la classifica. Questa Castellanzese che ne ha vinte 8 su 8. Campionato già finito per te? Guarda, io è la prima volta che svolgo il campionato di promozione, non conosco tanto bene ancora le squadre. L'unica cosa di cui ero certo era la Castellanzese, che se non era punteggio pieno poco ci mancava, quindi non è per niente una sorpresa. E campionato finito, non lo so, però è la squadra più completa, sia a parte gli 11 titolari, anche addirittura chi è in tribuna potrebbe essere un titolare fisso, quindi
Secondo me non c'è storia per la promozione in eccellenza. È una bellissima classifica per l'Universal. Siete al quinto posto assieme all'Uboldese. Classifica, guarda, dopo le prime quattro partite era meglio che non la vedevo. Però adesso siamo là, incredibilmente siamo là e giochiamo partita per partita senza porci nessun obiettivo e vediamo come finiamo alla fine. Quindi siete lì, ma forse anche adesso è meglio non fissarsi troppo, sì, sulla esatto, classifica. Meglio non adagiarci molto sugli allori, perché basta poco per ritornare nella brutta situazione dove eravamo prima. Però ripeto, dopo aver rotto il ghiaccio adesso siamo una squadra vera, ecco, non siamo più la squadra materasso di prima, che chi pensava di affrontare il Solaro portava a casa tre punti facili, adesso no. Andrea, voi invece siete di poco sopra all'inferno, no? Siete giusto lì nel limbo con 10 punti assieme a Mariano, e questo di certo è positivo proprio perché Mariano, almeno finora, del nostro ospite è sempre stata data come una delle favorite. Non so se tu sei d'accordo, visto che siamo più esperti di questa categoria, visto che hai già fatto un anno di promozione con l'OSP sempre. No, sinceramente il Mariano non conosco la squadra, cioè so da inizio campionato che ha altri obiettivi. Infatti mi stupiva anche gli 11 punti dell'Olimpia, sì, che so essere una società che solitamente mira a vincere il campionato e a quantomeno a raggiungere i playoff. E in sostanza non saprei cosa aggiungere. Ti aspettare anche tu questa Castellanza da primo posto? Sì, quello sicuramente. Cioè, dall'anno scorso ho notato che oltre a, penso, la società in sé sia una società seria, anche giocandoci contro, effettivamente scendendoci in campo, si vede che il loro livello è superiore a molti, sì, altri. Poi ovviamente sono dell'idea che anche una squadra di bassa classifica, diciamo così, potrebbe pareggiare, certo, o strappare una vittoria. Si tratta solamente di, non so, metterci umiltà, secondo, sì, me. Sì. Cioè, non è solo il lato tecnico, non sono solo per la tattica e la tecnica. Andrea, dicevamo, tu hai già fatto una stagione di promozione, se non sbaglio, no? L'anno scorso. Avete avuto un cammino praticamente uguale a quello di quest'anno, inizio stagione. Ma cos'è cambiato? Se è cambiato qualcosa rispetto all'anno scorso, a livello di classifica, di spirito, di gruppo? Beh, a livello di gruppo è cambiato sicuramente il fatto che ci sono meno giocatori, diciamo, esperti o più grandi. Nel senso che il gruppo dovrebbe avere di età media 23 anni. Ci sono due giocatori, c'è Gulli e Bigoni, che sono due giocatori d'esperienza, poi gli altri sono molti ragazzi che fanno un primo anno in promozione che addirittura fanno un primo anno in prima squadra. Quindi rispetto all'anno scorso, anche se l'anno scorso comunque il gruppo non era un gruppo di anziani, era un gruppo giovane, ritengo che quest'anno il gruppo sia ancora più giovane. Però ritengo comunque una cosa positiva, assolutamente, un bel progetto. Assolutamente. Nicolas, torno da te. Tu, come detto prima, sei al primo anno di promozione. Perché? Raccontaci il tuo recente passato. Allora, gli ultimi sei mesi li ho trascorsi a Legnano, dove è stata la mia prima esperienza in una prima squadra, dove non ho trovato molto spazio, ma ho comunque imparato molto. Sì, ricordiamo, Nicolas è giovanissimo, è del 97, mentre Andrea non è da meno perché è del 96, vai pure avanti. Dove appunto stavo dicendo che ho imparato tantissimo in una società storica come quella di Legnano, e poi sono stato fortunato a essere appunto nell'anno della promozione dell'eccellenza della Serie D, meritata e cercata da più anni, quindi ho vissuto dei bei momenti e ho imparato tanto in una prima squadra da Serie D alla fine. Invece due anni prima era la Pro Patria, vero? Sì, dove dai giovanissimi nazionali fino appunto prima di andare a Legnano ho fatto tutta la trafila alla Pro Patria con una piccola parentesi a Varese, mm-hmm, e niente. Ti sei trovato bene? Sì, sì, sì. Vabbè. Invece a scopo informativo diciamo che Andrea è un canterano fedelissimo del
dell'Osgar Bagnate. E allora, un'altra pausa, la seconda e ultima pausa, 2 minuti e torniamo qua, tra poco. Radio Beppi Sport, tutti i colori dei campioni. 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 Ben ritrovati amici di Beppi Sport, vi ricordo che questo è l'appuntamento col girone A di promozione e vi ricordo anche i miei ospiti. Alla mia destra Andrea Ricciardelli, difensore dell'Osgar Bagnate. Ciao Andrea. Ciao. E alla mia sinistra Nicolas Macretti, centrocampista dell'Universal Solaro. Ciao Nicolas. Ciao. Andrea, abbiamo appena parlato con Nicolas, quindi torno da te. Facciamo un po' partita di ping pong tra voi due. Abbiamo parlato appunto con Nicolas degli obiettivi stagionali di Universal. Chiaramente mi ha detto, dopo 4 sconfitte, 4 vittorie, forse la classifica è meglio non guardarla troppo. Voi invece? Il nostro obiettivo da inizio anno è sicuramente raggiungere la salvezza. Poi è chiaro che, come diceva lui, si gioca domenica per domenica, quindi anche l'anno scorso abbiamo avuto varie soddisfazioni con squadre che avevano altri obiettivi e quindi non si sa mai. Ovviamente la salvezza vorrebbe dire salvarsi bene senza bisogno di play out, quello è l'obiettivo fondamentale. Catapultiamoci in avanti a domenica prossima, siamo un po' in anticipo, ma vediamo come sempre la prossima domenica. Allora, il 9° turno del girone A di promozione: Brebbia Base 96, Castanese Besnatese, Castellanzese Olimpia Ponte Tresa, Mariano Tradate, Osgar Bagnate Lentatese, Uboldese Gavirate, Universal Solaro Morazzone e Vergiatese Cairate. Allora, come abbiamo detto poco fa, l'Universal Solaro affronta sempre la squadra che nel turno precedente ha affrontato l'Oslo, quindi il Morazzone, però in casa, quinta vittoria consecutiva? Questo è il nostro obiettivo, soprattutto in casa dobbiamo cercare di non far prendere punti a nessuno, deve essere la nostra potenza, dove chi viene per vincere deve fare davvero fatica. Se non sbaglio, il vostro rendimento in casa e fuori casa abbastanza simile, sì, no? 2 vinte dentro, 2 vinte in trasferta. Esatto. E invece voi, Andrea, giocate in casa con la Lentatese. Questa è una sfida importante perché in caso di vittoria sarebbe un sorpasso dell'Osgar. Sì, sappiamo che è comunque una partita abbastanza difficile, soprattutto per gli obiettivi che la Lentatese ha per il campionato. E sappiamo che è sicuramente più in alto. Anche perché di fatto adesso la classifica è molto, ci sono poche variazioni, nel senso è molto stretta e quindi siamo tutti lì, tutte vicine, però ci troviamo di fianco a squadre che hanno obiettivi superiori.
però noi chiaramente scendiamo in campo per vincere come ogni domenica. Cosa sai della Ventatese, Andrea, visto che l'hai già affrontato due volte l'anno scorso? Oddio, mi sfugge i due risultati dell'anno scorso. Mi ricordo che rispetto a Ungaria e Morazzone, tipo dicevo, c'era quell'elemento di spicco, avevano un paio di giocatori sul davanti che effettivamente sono un gradino sopra. Quindi per te probabilmente sarà una domenica difficile, visto che giochi da terzino destro. Sarà una domenica impegnativa. Allora, più del solito. Ecco, Andrea, visto che stiamo parlando di te, quali sono i tuoi obiettivi personali? Cosa tu vorresti finire la stagione e dire sono riuscito a fare a togli presenze, un gol che la difensore non è mai facile, fermare il capocannoniere del torneo? Siccome l'anno scorso ho fatto effettivamente parecchie presenze, quello delle presenze è un obiettivo già passato. Sì. Quest'anno vorrei cercare di segnare, non sono mai riuscito a segnare l'anno scorso e quindi quest'anno volevo fare almeno un gol, se non due. Tra l'altro, per te è difficile anche perché giocate con un 4-4-2, un 4-3 sì, piuttosto cangiante, quindi a volte sei anche costretto a stare un po' bloccato dietro, giusto? Sì, anche se spesso salendo e proponendomi ci sono state varie occasioni in cui potevo trovarmi effettivamente davanti al portiere e riuscire a segnare. Quindi prevedi un gol in sovrapposizione piuttosto che un gol di testa su calcio d'angolo? Spero, mi accontento anche di qualche assist, se fa bene alla squadra va bene. E tu Nicolas, invece in questo primo anno in promozione, quali sono i tuoi obiettivi personali? Ma guarda, anch'io visto che sto giocando da esterno basso, sono un po' lontano dalla porta, però essendo un terzino di spinta come lui diceva poc'anzi, mi trovo spesso in sovrapposizione a trovarmi davanti, quindi sul numero di gol, far gol fa sempre piacere, però non lo vado a cercare di proposito. Adesso come adesso l'importante è la squadra e cercare di vincere il numero di partite maggiore possibili e personalmente di far bene, di giocare bene, di fermare come ho fatto domenica un gol sulla linea, e gli obiettivi di squadra adesso devono essere prioritari. Insomma, non te la stai cavando affatto male difensore, anche perché non subite gol da 4 partite se non sbaglio. Salvare un gol sulla linea praticamente fare un gol. Esatto, direi che Andrea ha colto nel segno. Nicolas, tu hai detto bene, adesso stai giocando da esterno basso, ma il tuo passato vede tantissime presenze da esterno alto. Sì. Ti manca quel ruolo? Sì, un po' sì, soprattutto il ruolo che il mio ruolo preferito era il 4-3-3, sì, punta esterna sia a destra che a sinistra rientrando sul destro, andare a calciare sul secondo palo e se no anche a destra senza problemi. Nel 4-4-2 invece ho fatto sia terzino che esterno alto e anche nel 3-5-2 dei 5 di centrocampo il quinto che si faceva tutta la fascia, quindi sempre sull'esterno sono più basso, più alto, sì, va bene. Ragazzi, tra 3 settimane è Osl Universal. Andrea, cosa vuoi dire a Nicolas? Nicolas, cosa vuoi dire a Andrea? Io spero semplicemente che sia una bella partita, alla fine giochiamo non solo per obiettivi ma anche per divertirci, quindi spero sia una bella partita con tanti gol, che non fa bene per la difesa, però... Mi spiace, ma non ti credo, scusate che avresti dovuto dire, in realtà vogliamo vincere, vediamo se anche Nicolas è un bel bugiardo. Condivido quelle parole, che vinca il migliore, poi speriamo di divertirci, ecco. Scherzi a parte, il settimo appuntamento di BP Calcio Club promozione Girone A finisce qua. Mi sono divertito tantissimo con Andrea Ricciardelli, terzino, difensore dell'Osl Garbagnate. Ciao Andrea, grazie. Ciao, grazie. E alla mia sinistra, centrocampista, tutto esternista, esterno alto, basso, Nicolas Machetti, di Oliver Sassolaro. Grazie Nicolas. Grazie a voi. Ciao a tutti, grazie per averci ascoltato, spero sia stato un piacere. Io ovviamente vi rimando a lunedì prossimo, appuntamento alle 18.15 circa, come sempre, ma adesso mi raccomando non scappate, rimanete su Baby Sport perché c'è Maria Dalla Monica con la prima categoria. Grazie a tutti e buona serata.